dalle tavole alle tele, la nascita della pittura ad olio. Troppo spesso si tende a considerare un'opera d'arte pittorica come un oggetto bidimensionale, dove l'importanza è data solamente dall'estetica del suo strato più superficiale, quello pittorico. In realtà, la parte fondamentale di un dipinto è anche il suo supporto e la tecnica con la quale è stato realizzato. La storia dell'arte non deve pertanto prendere in considerazione solamente le correnti o i cambiamenti stilistici, ma anche l'evoluzione delle tecniche artistiche impiegate. Elementi fondamentali che costituiscono le opere, quali tecniche, modalità di realizzazione, oppure i legni utilizzati, spesso ci forniscono informazioni importanti rispetto all'area geografica e al periodo nel quale sono state realizzate. Così come per tutte le tipologie artistiche, anche i dipinti hanno subito un vero e proprio sviluppo, sia nei supporti che nella tipologia di pittura impiegata. Nel Medioevo, per esempio, i supporti prediletti erano le tavole lignee. Coloro che si occupavano dell'assemblaggio delle tavole per formare le grandi croci o i polittici erano dei falegnami esperti, differenti dall'artista, che si occupava poi della parte pittorica. Grande attenzione doveva essere rivolta alla specie lignea, alla modalità di sezione della tavola e all'essiccazione della stessa. Queste caratteristiche erano fondamentali, in quanto una scarsa conoscenza delle stesse poteva comportare gravi problematiche. Alcune essenze potevano subire più facilmente attacchi da parte di insetti xilofagi, o un taglio di scarsa qualità poteva portare a un veloce imbarcamento delle tavole, rischiandone addirittura lo spezzamento. Queste tavole erano connesse tra di loro attraverso cavicchi e colle, ma il film pittorico non veniva steso direttamente su di esse, perché prima necessitavano obbligatoriamente di una cosiddetta preparazione. Questa consisteva nella stesura di diversi strati di impasti gessosi e colla, e talvolta di una tela, detta di incamottatura, al fine di appianare gli eventuali difetti del legno e le connessioni tra le assi. Anche questo procedimento spesso spettava ad artigiani specializzati. Basti pensare come dovesse essere difficile per un artista lavorare nello stesso ambiente dove era presente gesso polverizzato nell'aria, che poteva quindi rovinare l'effetto finale della stesura pittorica. Toccava quindi all'artista procedere prima con il disegno e successivamente con la stesura della parte pittorica. Nel Medioevo era la tempera la tecnica principale. I pigmenti venivano temperati, cioè mescolati, con acqua e sostanze di natura organica, soprattutto proteiche, come nella tempera a uovo. Oltre alla tempera, stesa con i pennelli, altra tecnica ampiamente utilizzata nel Medioevo era la foglia d'oro, usata per realizzare i fondi, che riflettevano così le luci delle candele nella penombra delle chiese. La foglia veniva realizzata ribattendo più volte delle monete tra loro, tra due pelli, fino a renderle sottilissime. Veniva quindi applicata con un legante sullo strato preparatorio prima della stesura della tempera. Con l'epoca moderna si assiste, seppur progressivamente, a un vero e proprio cambiamento, sia nei supporti che nella tecnica pittorica. Dalle tavole lignee, prima nella forma dei polittici e poi in quella delle tavole quadre, si passa alle tele, tensionate mediante l'ausilio di un telaio in legno. Questo passaggio fu sostanziale, poiché consentiva la realizzazione di opere più agevoli, ma soprattutto più leggere, consentendone una maggiore movimentazione. Anche i costi poterono essere notevolmente abbattuti, consentendo alle committenze di richiedere opere anche ad artisti geograficamente lontani, che potevano poi agevolmente spedire i dipinti. Anche in questo caso, lo strato di preparazione rimaneva, almeno all'inizio, fondamentale, soprattutto per evitare che il filato della tela emergesse dallo strato pittorico rovinandolo e al contempo fare in modo che questo fosse più stabile e duraturo.
Ma la vera e propria rivoluzione nel campo delle tecniche artistiche fu proprio nella parte pittorica. Dalle tempere si passò infatti alla pittura ad olio, che comportò un effetto finale e una modalità di esecuzione completamente innovative. La pittura ad olio prevede infatti che i pigmenti vengano miscelati con i cosiddetti oli essiccativi, soprattutto di lino, papavero e noce, che a contatto con l'aria hanno la proprietà di indurirsi e trasformarsi in una sostanza solida. I tempi di asciugatura, più lunghi rispetto alla tempera, resero possibile per l'artista modalità di lavoro differenti, fino a quel momento del tutto ignote. Certamente con tempistiche più ampie e consentendogli di ritornare sul proprio lavoro anche a distanza di ore. La pittura ad olio permetteva finalmente all'artista di cambiare idea e di poter correggere la sua opera. Anche l'effetto finale è completamente diverso. L'olio è più coprente e presenta una maggiore lucentezza rispetto alla tempera. Inoltre consente una resa materica completamente differente. Il diverso modo di stendere la materia e le diverse pennellate, oppure i diversi colori che compongono la tavolozza, sono spesso caratteristici per ogni pittore e pertanto anche oggetto di studio per la ricerca e attribuzione di un'opera. Purtroppo però, spesso i restauri subiti da una pittura ne ostacolano la lettura. È il caso di ridipinture o di abrasioni per quadri eccessivamente puliti o per reinteli malfatti. Fino a pochi anni fa, ad esempio, tra le pratiche più diffuse vi era la reintelatura. Le tele, con il passare del tempo, si sa, perdevano la loro tensione, comportando anche dei danni al film pittorico. Per ripristinare la tensione, venivano letteralmente incollate a una tela nuova, più forte, e assicurate ad essa attraverso una vera e propria stiratura a caldo, che molto spesso procurava un appiattimento dell'originario spessore di colore, eliminando la possibilità di lettura del tratto pittorico personale dell'artista e quindi spesso del suo riconoscimento. Questo breve e rapido excursus vuole solamente accennare alle evoluzioni delle tecniche pittoriche, consapevole che, così come per altri stili, spesso sono coesistite diverse modalità e il passaggio dall'una all'altra non è mai stato improvviso, ma graduale, come sempre.